Buonasera, benvenuti a Recanati Informa, la rubrica dell'amministrazione comunale di Recanati. Iniziamo la puntata parlando della visita della delegazione cinese della città di Xiancheng Suzhou, con cui sono stati sottoscritti importanti accordi. Il secondo servizio è dedicato all'inaugurazione dei nuovi locali dell'ospedale Santa Lucia. E altra inaugurazione nel terzo servizio, quella del Centro Federale Territoriale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Passiamo poi alla cultura con la stagione del Teatro Persiani, iniziata con un sold out, l'omaggio a Leopardi di Alessandro D'Avenia. Chiudiamo la puntata con il dolce. Si è svolto in città il simposio pubblico dell'Accademia di Pasticceria Italiana. Iniziato nell'aprile del 2016 con la visita in Cina della delegazione della città di Recanati guidata dal sindaco Francesco Fiordomo, il percorso di collaborazione fra la città leopardiana e il distretto di Xiancheng a Suzhou è proseguito nei giorni scorsi con una rappresentanza cinese che ha ricambiato l'impegno visitando Recanati. Uno scambio di cortesie che rientra nel programma sottoscritto tra le principali autorità delle due città. L'intesa, che si basa sui principi della conoscenza, del confronto e della collaborazione, è stata quindi firmata nei giorni scorsi a Recanati all'interno della ditta Iguzzini Illuminazioni. Si vuole sviluppare un rapporto di collaborazione che parte intanto dalla conoscenza, dallo studio, dalle rispettive storie che vogliono dialogare. È un incontro che incomincia su un campo di calcio perché la Cina vuole trasmettere ai giovani la passione per il gioco del calcio, che si sposta poi a livello culturale, il rapporto di collaborazione tra le scuole. Penso che oggi stare insieme, seppure così distanti, ha un senso se partiamo dalle scuole, se partiamo dai giovani. Poi parliamo di cultura, poi parliamo di promozione turistica, poi parliamo, come è avvenuto oggi, di economia, della possibilità di avviare dei rapporti anche di carattere commerciale. Quindi non si tratta più del gemellaggio come lo abbiamo conosciuto tempo fa, si tratta di verificare concretamente le condizioni di un rapporto di amicizia, di un rapporto di sviluppo, di un rapporto che ha dei risvolti di carattere sociale, di carattere culturale, di carattere economico. Ecco, come è iniziata questa collaborazione con questo nuovo distretto che è fortemente in sviluppo della Cina, quello di Xiancheng? Come dicevo, la collaborazione parte dallo sport, dal calcio. Poi abbiamo scoperto di avere tanti caratteri in comune, per esempio la ricerca della qualità nell'agricoltura, l'industria innovativa. La delegazione cinese è rimasta molto colpita dal grado di sviluppo e di innovazione delle nostre realtà imprenditoriali, Clementoni, Guzzini, ma abbiamo presentato anche altre imprese, così come il nostro artigianato di qualità. Si sono emozionati poi nello scoprire la storia, le opere d'arte, la cultura, un altro elemento che attrae molto i cinesi. Quindi in una realtà in forte sviluppo che vuole diventare la nuova Shanghai, che viene definita la Venezia d'Oriente, sicuramente si possono creare delle occasioni veramente per avere un dialogo molto positivo, fecondo e concreto. Ecco, la concretezza noi dobbiamo ricercare in queste operazioni. Stanno ricambiando la visita che il sindaco ha fatto l'anno scorso in Cina e sono molto, molto contenti di questa collaborazione, sono molto contenti di questa della visita che hanno fatto e sperano di avere altre collaborazioni in futuro più forti. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha inaugurato i nuovi locali dell'ospedale di Recanati.
Spazi più confortevoli e nuovi per il Santa Lucia, che nella riforma sanitaria regionale diventa l'ospedale di comunità più vicino alle persone, garantendo una degenza di 30 giorni, prorogabile a 60 in caso di bisogno, ad una popolazione del territorio recanatese e comuni limitrofi pari a circa 40.000 abitanti. Una struttura in grado di dare risposte ai bisogni di salute attraverso la strutturazione di servizi rivolti alle diverse fasce della popolazione stessa, con particolare riguardo alla cronicità e alla fragilità nelle sue diverse tipologie. Sì, il timore è sempre quello che nelle trasformazioni si voglia togliere qualcosa. In realtà abbiamo continuato a investire, a dare spazi di grande qualità, in questo caso in maniera particolare per la dialisi, una struttura che riqualificata offre ai pazienti veramente e a chi ci lavora spazi assolutamente adeguati. Per quanto riguarda il consultorio, lo stesso, l'umanizzazione, l'accoglienza e il famoso mammografo che era atteso da tantissimo tempo, con una tecnologia rinnovata all'avanguardia. Cioè, il senso del percorso che abbiamo portato avanti di riforma non è la riforma per tagliare, ma è la riforma per permettere alle strutture di poter fare quello che serve per le loro comunità, quello che possono essere in grado di dare e di offrire. Lo si fa investendo, riqualificando con nuove tecnologie e mettendo quei servizi che sono indispensabili, anche se non sono più servizi di natura ospedaliera, perché servizi strettamente ospedalieri servono nella fase acuta per pochi giorni. In realtà di salute c'è bisogno attraverso anche tanti altri strumenti che fanno parte della quotidiana, la vita di tanti, e in quella direzione, lungo questa strada, possiamo continuare a investire e crescere. L'ospedale di comunità finalmente prende forma grazie all'impegno del governatore Ceriscioli, della delegata Mariani, di tanti che hanno collaborato per costruire un qualcosa di importante per i recanatesi, e non solo, perché questa è una struttura che si rivolge all'intero territorio. Alle parole, ai progetti, hanno dato seguito i fatti, e oggi diciamo possiamo apprezzare la concretezza di un'azione amministrativa che punta a dare una risposta importante e seria alla questione prioritaria che è quella della salute, la nuova dialisi, il mammografo, il nuovo poliambulatorio, ma soprattutto i progetti che partiranno nei prossimi mesi, la cardiologia, la diabetologia, che già è un punto di riferimento importante, il potenziamento del ciclo breve, la dermatologia e l'oculistica, poi l'hospice e l'Alzheimer. Sono i prossimi obiettivi indicati dal governatore Ceriscioli che noi vogliamo raggiungere dando il massimo della nostra energia, della nostra sollecitazione, della nostra voglia di costruire un qualcosa che resti per i recanatesi e non solo. Inaugurato a Recanati il 30° centro federale e territoriale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nell'ambito del programma di sviluppo della stessa federazione per la formazione tecnica dei giovani calciatori, sia maschi che femmine, di età compresa fra i 12 e i 14 anni. Il progetto, avviato 2 anni fa, prevede l'istituzione di 200 centri federali entro il 2020 in tutta Italia per un investimento di 9 milioni di euro da parte della FIGC. Quello di Recanati è il 30° nell'ordine a livello nazionale e il 2° nelle Marche, dopo quello istituito a Urbino. In tutte le Marche ne sorgeranno 6. Due i momenti salienti dell'evento promosso dalla FIGC in collaborazione col Comune di Recanati e la società sportiva Recanatese Calcio. Ad illustrare le caratteristiche e i principi di questo importante progetto sono intervenuti il presidente del settore giovanile scolastico della FIGC, Vito Tisci, e il coordinatore dello stesso settore per le Marche, Floriano Marziali, oltre ai vertici regionali della Lega e della Federazione, insieme alle autorità locali. Un grande risultato per la città, per il territorio, un risultato che viene ottenuto dopo anni di duro lavoro, con una programmazione seria che abbiamo portato avanti unitamente alla Recanatese, che ha riguardato le infrastrutture, lo stadio Tubaldi, l'antistadio che la città attendeva da 30 anni, la realizzazione di nuovi spogliatoi, di un nuovo ingresso, del sintetico di Villa Musone. Se non avessimo queste strutture oggi non potremmo avere questo privilegio. Poi, insieme alla programmazione e agli interventi che abbiamo realizzato, c'è l'attività educativa, c'è la presenza della Recanatese nelle scuole, c'è l'attività giovanile, perché questo è un progetto rivolto
ai giovani, c'è una passione e un impegno straordinario che tante persone hanno portato avanti e continuano a portare avanti. Siamo contenti, questo è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, perché adesso avremo questa presenza settimanale che ha anche il compito di promuovere sempre di più la città di Recanati. Oggi è una giornata di festa per le Marche, per Recanati in particolare, perché inauguriamo il secondo centro qui nelle Marche dei sei previsti. È un grosso progetto della federazione, rivolto, un progetto innovativo rivolto ai giovani, alla loro crescita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano e sociale. Noi abbiamo il dovere, oltre a insegnare il calcio, di insegnare i valori della vita, perché dobbiamo formare i futuri cittadini. Questo è un progetto che la federazione ha investito molto e mi auguro che a medio e lungo termine possano arrivare quei risultati che tutti quanti ci aspettiamo. Un omaggio a Giacomo Leopardi con Alessandro Davenia in L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, dall'omonimo libro edito da Mondadori per la regia di Gabriele Vacis. Ha inaugurato la stagione di prosa del Teatro Persiani, nata dalla rinnovata collaborazione tra il comune di Recanati e l'AMAT. Con la regia di Gabriele Vacis e le scenografie di Gabriele Tarasco, Davenia ha trasformato il teatro in una classe senza muri, a cielo aperto, perché chiunque partecipi, a qualsiasi età, accompagnato da parola, musica, immagini e lettura dei capolavori leopardiani, e che possa sperimentare che la notte dei desideri è ogni notte e che la letteratura salva la vita solo quando siamo disposti ad ascoltarla davvero. Il teatro è parola in azione, per questo Alessandro Davenia ha deciso di portare gratuitamente in giro per l'Italia la bellissima storia di Leopardi e dell'età della vita, che il poeta recanatese seppe definire meglio di chiunque altro, perché fu costretto a viverle più in fretta e più in profondità. Ogni tappa è un'arte da imparare, adolescenza o arte di sperare, maturità o arte di morire, riparazione o arte di essere fragili, morire o arte di rinascere. Mad Dolce si è presentato con un titolo preso in prestito dai versi di Giacomo Leopardi, la 23esima edizione del simposio pubblico di Accademia Maestri Pasticceri Italiani, svoltosi nella suggestiva cornice di Villa Anton a Recanati. I 69 migliori professionisti della pasticceria italiana creata da Iginio Massari sono stati i protagonisti di una 3 giorni di sfide, presentazioni e degustazioni in onore di 3 grandi artisti, Raffaello, Leopardi e Rossini, e della loro terra natia, le Marche. Una grande vetrina per Recanati e per le Marche. Abbiamo ospitato questi meravigliosi artisti, la cultura del fare, la qualità, l'impegno, l'inventiva, veramente dei capolavori di dolcezza e di bellezza. Un evento che promuove la nostra regione e che ci permette di porci al centro dell'attenzione, anche coinvolgendo i concittadini, perché la straordinaria presenza odierna è la dimostrazione di come si può fare cultura in tanti modi, ma sempre all'insegna della grande qualità. L'Accademia, che vuol dire correre insieme, in poche parole, con i miei colleghi, è uno scambio di idee continuamente, perciò tutti danno e tutti ricevono nell'ugual misura. Accademia vuol dire promuovere i territori, promuovere i prodotti dell'agroagricoltura e promuovere l'italianità. Noi siamo dei veri italiani, di quelli che marciano con la quinta marcia, con l'acceleratore sul piede, per far sì che i nostri prodotti vengano conosciuti soprattutto all'estero. È tutto per questa puntata, vi ricordiamo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul sito web del Comune di Recanati. Recanati Informa torna alla prossima puntata, arrivederci.